parlare del contributo, dell'esperienza del popolo ebraico, della cultura ebraica nel progetto europeo. Parlare di questo però richiede tuttora, a mio avviso, e ci tengo, un momento di riflessione, un momento della memoria, se mi lasciate usare l'espressione, perché siamo a Pisa, in un'accademia pisana. Beh, a Pisa e nell'Accademia Pisana sono successe poco tempo fa cose, fatti di una gravità inimmaginabile, non ho termini per definirle, cose che dobbiamo ricordare. Per ricordare questo abbiamo voluto avere una testimonianza proprio dall'interno, una persona che ha vissuto a Pisa, ha studiato a Pisa e da Pisa ha visto e ci racconta alcune cose che ha vissuto. Per me è stata anche a livello personale un'opportunità straordinaria conoscere e poter parlare con il rabbino Elio Toaf e devo ringraziare sia a livello personale, ci tengo molto, sia la scuola. Voglio ringraziare Clara Waxberger, vicepresidente della comunità di Pisa, che ha dato l'opportunità a me di incontrare questa persona eccezionale. Una persona di un'ironia, una leggerezza, una profondità inimmaginabile. Naturalmente, è livornese, mi ha accolto con un meglio morto in casa che un pisano all'uscio. Non sono pisano e quindi mi è andata abbastanza bene, però me la sono portata. E lui ha chiesto di raccontarci alcune delle sue esperienze in quegli anni, qui a Pisa. Abbiamo estratto un brevissimo filmato che vorremmo farvi vedere. Quando dovetti fare la tesi di laurea non c'era nessuno me la voleva dare. Nessuno me la voleva dare. E allora non sapevo come fare. E c'era Mossa. Sì. Che era antifascista e che è stato disposto a dartela. Sì, lui ha fatto una cosa che gli poteva costare il posto. Eravamo in uno stadio della società che non si è ripetuto, è finito. È stata una cosa, che un'epoca che è terminata. Questo ci fa piacere. Che sì, certo, specialmente a me. E anche a così tanta distanza si riesce a capire, a razionalizzare come è stato possibile? È inspiegabile, perché presi uno per uno erano persone per bene, erano persone che studiavano, era la politica quella che ha rovinato tutto, purtroppo ha rovinato tutto. E io mi ricordo che ero a Pisa, non sapevo cosa fare, dove andare a mangiare. Se andavo a mangiare lì sul Lungarno, c'era una trattoria, non diamo da mangiare agli ebrei. E allora andavo da Pardenocques, il quale apriva la casa, c'era il cameriere, un gran pranzo, non potevo farlo tutti i giorni. No, ma mi domando tornare nella città. Rivedere quella trattoria dove non si poteva mangiare. Non so se esiste ancora. Chi lo sa, infatti. Io spero che non ci sia più. È un estratto brevissimo di una conversazione molto lunga. Io credo che questo sia uno delle più grandi soddisfazioni e onori che mi sono derivati da questa carica che sto occupando per questo periodo, e sono davvero grato naturalmente innanzitutto al rabbino Toaf e a Clara che mi ha dato questa opportunità.